Diversi studiosi si interrogano sulla figura di Cristo, come egli poteva essere un predicatore apocalittico. E per certi versi, propriamente, questa definizione è assolutamente centrata, in quanto Apocalisse, noi sappiamo, significhi rivelazione. Infatti Gesù è colui che rivela pienamente il Padre, il progetto del Padre e quindi il compimento che diciamo nella sua persona ha il suo adempimento. Infatti è in Cristo che noi vediamo la giustizia di Dio, che è una giustizia di assorbire, di caricarsi del peccato onde espiarlo in favore di quanti veramente pongono fede in Lui, pongono fede in questo piano benevolo, in questo progetto divino. Quindi Gesù Cristo è il rivelatore ultimo, definitivo, perfetto, autorevole in quanto unigenito del Padre, ecco, è il rivelatore di Dio per eccellenza, è divino quanto il Padre nella sua sostanza è uomo come noi, affinché sia il nuovo Adamo, il secondo Adamo che ha portato a compimento questa redenzione di cui l'umanità aveva estremamente bisogno. Quindi il titolo di predicatore apocalittico è più che centrato, se visto in questa chiave, ma può essere riduttivo perché non è solo questo, egli è soprattutto il salvatore del mondo, è colui che è stato designato nella Trinità di venire in mezzo di noi, di compiere l'espiazione, di compiere ovviamente questo piano di salvezza nella sua persona, nel mistero della sua opera, in cui per gli uomini poteva sembrare un fallimento, poteva sembrare, diciamo, qualche cosa, che qualcosa fosse andato storto, ma poi in realtà noi vediamo come quella che apparentemente sembrava essere una sconfitta, invece è stata la più grande vittoria, alleluia, che è stata riportata per l'uomo, ovvero il figliolo di Dio, l'agnello di Dio, l'agnello pasquale, quello che era stato prefigurato per secoli attraverso diciamo delle prefigurazioni sotto l'antico patto, egli adesso finalmente giunge nell'umanità, in un'umanità impastata di peccato, travagliata, aggravata. Ecco che soltanto in Cristo, questo è il senso, quando noi cristiani diciamo che soltanto in Cristo vi è salvezza, ma non ci può essere una salvezza fuori da quello che è il disegno di Dio, perché Dio ha dato avvio a questo e per conseguenza è chiaro, viene da sé che fuori da questo disegno benevolo si esce fuori strada, si è già fuori strada, si è nelle tenebre, perché Gesù è la luce del mondo, Gesù è la risposta del Padre, Lui è il Salvatore e il Redentore del mondo, oltre ad essere anche un predicatore apocalittico.